di introduco Raffaele Sonnese, socio del Nautico e anche più da un po' di anni, ormai studente di ingegneria, appassionato ovviamente di informatica, neanche tecnologia, e oggi ci incontriamo un argomento quanto mai attuale, che è quello che riguarda la sicurezza dei computer che abbiamo in casa, che generalmente ci forniscono i nostri provider, non quelli che ci mettiamo nella sola, quindi quelli che vengono definiti solo small office, small office. E vi faccio la parola. L'introduzione l'ha già fatta lei, quindi presento, sono Raffaele Sonnese, studente di informatica e comunicazione. Oggi vi parlerò della sicurezza dei dispositivi domestici, router e la modem, quindi il sistema di service provider. Quello che andiamo ad analizzare quindi sono la sicurezza dei dispositivi e i fantastici strumenti che hanno loro per entrare in casa. Cosa intendo per entrare in casa? Praticamente l'internet service provider vi forniscono questo router, voi ci collegate tutti i dispositivi della vostra LAN domestica. Ora sulla vostra LAN domestica non fate solo traffico internet, ma in realtà fate anche traffico interno, perché scrivete fiber, traffico interno. Questo traffico interno lo vedete in una parte se è sicuro, che è appunto fatto all'interno della vostra rete. Però il vostro dispositivo che vi forniscono loro è vedi appunto questo traffico che voi effettuate. La premessa è che non ci sono solo loro, perché il mondo dei dispositivi di rete è un mondo che fa bene in falle, basta aprire qualsiasi sito appunto di ricerca vulnerabilità e trovare milioni e milioni di vulnerabilità che guardano i dispositivi di rete. Vogliamo vedere che firmware montano i dispositivi di internet service provider. In realtà quello che andiamo a scoprire è che montano firmware appunto Linux-based. Fortunatamente però si sono dimenticati che Linux ha rilasciato una licenza detta licenza GPL. Questa licenza appunto impone tra le quattro proprietà di tra le quattro libertà fondamentali di distribuire appunto codice sorgente modificato. E in questo caso appunto però gli internet service provider o le aziende che producono i router per loro non li distribuiscono il codice sorgente. In particolare ci sono vari casi appunto che negli anni si sono susseguiti, uno tra questi quello di Blue State Face, che abbiamo segnalato la GPL per la comunità dopo una nuova risoluzione, ovvero l'azienda continua a non rilasciare i codici sorgenti dei dispositivi. Il caso dei sorgenti di Redmi, che inizialmente avevano rilasciato appunto i sorgenti di firmware, permettevano appunto la compilazione e la creazione di immagini personalizzate da installare poi sui modem. Successivamente appunto l'azienda è stata acquistata da ADB Broadband Solution e i suoi sorgenti sul nuovo sito sono letteralmente scomparsi. Un altro caso appunto è quello della Vodafone Station. La Vodafone Station appunto rilascia alcuni sorgenti, però quando andate appunto a tentare di compilare questi sorgenti per generare un'immagine da caricare poi sul vostro router, queste immagini risultano essere compilabili. Quello che vi dico appunto è che provare usando un team a Linux, come vedete, infatti basta cat process, ci c'è una versione kernel Linux, c'è la macchina di Linux appunto all'interno di una shell aperta appunto con internet sul mondo, e otteniamo appunto la kernel di mondo questo dispositivo, in questo caso Linux verso 1.7. Quali sono i pericoli appunto di usare nell'uso di questi dispositivi? Come ho detto prima, appunto, il vostro router è una sorta di porta d'accesso, lo definire come un tappeto rosso appunto alla vostra LAN domestica. Infatti tutto il traffico appunto passa da lì, vi affidate appunto a software che sono closed source, closed appunto perché non vengono rilasciati i sorgenti, quindi voi non sapete in realtà quello che il software fa, anche se magari si basa su Linux, di principio non si sa. E questi software appunto gestiscono tutto il vostro traffico di rete. Un altro pericolo appunto è la cosiddetta telegestione. La telegestione è uno strumento software che permette ai vostri internet service provider di controllare il vostro router per effettuare ad esempio operazioni di manutenzione, iniziare problemi interni, ad esempio non funziona internet, vogliono determinare se è un problema di configurazione del modem o se ad esempio ci sono stati dei problemi sulla linea. Attraverso la telegestione possono farlo, oppure possono distribuire aggiornamenti software del vostro dispositivo. Questo ad esempio se ci sono novità appunto per il livello software, per esempio per aggiungere una nuova funzione.
sanità e per fare appunto correzioni degli errori che altro. Perché in realtà la telegestione è un qualcosa che paradossalmente non è buono all'interno di un super? Che paradossalmente appunto tra la telegestione il vostro paese può controllare totalmente il vostro sistema sicuro. Quindi può installarvi ad esempio software di sniffing, quale ti sfidante? Ti sfidante è un software Linux che serve appunto per fare la cattura dei pacchetti, di bloccare il vostro traffico in maniera trasparente, ovvero può prendere il vostro traffico ad esempio verso un sito e mandarlo totalmente su un altro posto, su un'altra macchina. Perché fare questo a livello di router e non farlo a livello di rete? Ovvero posso internet service provider paradossalmente in qualunque punto della sua rete prendere il vostro traffico e dirottarlo, mandarlo verso un altro punto. Farlo all'interno del router però è la cosa più nascosta. Cioè farlo all'interno della rete qualcosa di visibile, perché appunto ci sono organismi che controllano in un certo modo internet e fanno sì appunto che queste azioni di dirottamento del traffico siano in un certo modo controllate. Però all'interno del vostro router non permette a questa identità questi organismi di controllare la neutralità appunto di internet, e quindi possiamo farlo appunto per questo, oppure possono essere esposti su internet dei servizi vulnerabili del vostro PC. Immaginate ad esempio che nella vostra LAN ci sia una versione di Windows obsoleta, oppure ci siano dei servizi che hanno delle vulnerabilità, e voi siete sicuri in un certo modo appunto di questi servizi, perché per male solo chi ha accesso alla vostra LAN domestica può in realtà accedere a questi servizi, quindi un collega attaccante dovrebbe restare nella vostra LAN domestica e generalmente appunto c'è una fiducia di utenti connessi in LAN. Quello che però gli internet service provider possono fare è esporre le porte di questi servizi su internet e quindi renderli accessibili a un utente attaccante. Questo purtroppo è la triste realtà, questo è un film di Hacking Team di cui parla successivamente Giuseppe, e questo è un scambio di mail tra Hacking Team e un noto provider di telefonia riguardato che dice appunto entriamo nel software per la telegestione, usiamo un EtherCAP per avvelenare per la tabella RP, per esempio la tabella degli host connessi, utilizziamo l'interfaccia sia per fare sniffing di pacchetti, per catturare il traffico, per vedere cosa si sta scambiando in quel momento dentro in anni, per copiare i file che si sta scambiando, sia per effettuare gli attacchi, ovvero per provare ad attaccare le stesse macchine presenti all'interno della rete, per ottenere un maggiore accesso al sistema. Questa media appunto riguarda un caso di Hacking Team, Hacking Team lavorava appunto con agenzie governative, quindi per accedere a questi sistemi, solo le forze dell'ordine possono accedere a questi sistemi, tutto mandato dalla magistratura dall'alto, quindi si può pensare che questa cosa sia abbastanza sicura. Il problema è che se qualcun altro ha accesso al sistema, cosa succede? Ci sono stati casi passati appunto di vulnerabilità sui dispositivi domestici. Tra questo fu alcuni anni fa una sorpresa di un ex monopolista italiano, del mercato italiano, è stata trovata una falla che permetteva di cavare una password del wifi, password d'accesso, dal nome della rete. Ovvero attraverso il nome wireless che voi vedete, Alice-65, poi riusciva ad arrivare alla password e ad accedere alla rete. Come avveniva questo attacco? La falla presente in questa serie di dice che voi due plus wifi da dedicare a una solution di cui ho parlato prima, le reti sono identificabili da questo SSID e il segnale appunto di questa serie di router è strutturato come una parte fissa che dipende dalla vostra introduzione, potremmo dire, di router, e una costante e una parte variabile che cambia per ogni router, però c'è una particolarità, cambia ma per una stessa serie di router tramite due numeri che erano definiti match, era possibile appunto ricavare anche questa parte variabile del segnale. Esiste infatti una relazione aritmetica tra il segnale identificativo appunto del router e l'SSID visibile appunto a tutti, perché tutti possono vedere nella lista delle wireless la ossia delle wireless, e questa relazione aritmetica è A per seriale, quindi O e B sono due numeri appunto che ho detto dipendendo
della serie Luther, e le serie vengono identificate con le prime due cifre dell'SSM, ovvero grazie alle prime due cifre posso identificare dei lotti di produzione della Luther. Come ritroviamo tutti questi numeri magici? Basta avere un archivio di alcuni password, alcuni corrispondenze tra SID e seriali e applicare appunto questa semplice relazione matematica. In questo modo potremo trarre tutti i numeri magici per determinate serie di Luther, è stato costruito appunto un archivio di questi numeri magici per tutte le serie di Luther e appunto sono state fornite. Ora, da questo non riesco a ricavare la passphrase di accesso alla rete wireless. Basta fare l'hash è una funzione matematica 1 a 1, lasciando 156 di magic number più serial number più il address del vostro computer. Tutti i dati che possono essere serial number, abbiamo visto, può essere recuperato, magic number può essere recuperato, il MAC address è comunque visibile a tutti, perché è appunto un dato che viene mandato sulla rete. Quindi, utilizzando una speciale tabella di encoding che potete tranquillamente ritrovare su internet, messo appunto alla fine delle slide i riferimenti, potete sostituire appunto all'hash, perché l'hash vi restituisce una stringa esadecimale, potete sostituire all'hash il corrispettivo carattere. Facendo appunto questa sostituzione, i primi 4 byte di questo numero che ho trovato corrispondono alla vostra password di wikia. Ora, non andate in giro a cercare di ritrovare è creato, quindi tutto a portata di smartphone. Esiste un'applicazione Android che si chiama VPN Tester, non si è scaricabile più dall'App Store perché giustamente è stata dichiarata non etica, quindi non disponibile per l'App Store, però la trovate su internet, potete vedere, potete fare un test della vostra identificata sul testo di quanto è diffusa questa falla? In realtà ve l'ho presentata con una serie di router, in realtà sono i router di 44 provider mondiali che risultano essere distribuiti da 44 provider mondiali che risultano essere vulnerabili ad attacchi di questo tipo, tra cui tutti i maggiori provider italiani, non se ne fanno ovvio, diciamo. E inoltre in molti casi è possibile appunto cambiare la password del wifi poiché le impostazioni di router sono bloccate. Tra l'altro vi volevo raccontare un'altra storia proprio riguardo la falla del wifi. Su provider Teletubu hanno distribuito una serie di router che praticamente generano la password del wifi in maniera random, però la password del wifi era composta da soli numeri che non avevano una parte fissa, per cui attraverso un database di un milione di combinazioni poteva tranquillamente recuperare la password. Passava per un milione di combinazioni alla portata di un computer nulla praticamente e poteva recuperare facilmente la password. Ora, siamo entrati nella wifi del nostro bersaglio, diciamo. Come faccio ad entrare nel suo router? Esistono due tipi di attacchi. L'attacco payload e l'attacco CSRF. L'attacco payload è effettuabile solo se mi trovo nelle vicinanze appunto del router, ovvero se sono connesso alla sua wifi e se ho preso sono connesso in LAN con il router. L'attacco CSRF è invece molto più pericoloso, possibile effettuare questo attacco in maniera inconscia per l'utente, ovvero l'utente che si dà una semplice pagina web, il web risulta attaccare. Questo payload in realtà è appunto generato, un payload dell'elementi è generato appunto da una partita dal MAC address, sempre un dato facilmente ricavabile dal vostro router, e intanto su una socket row è un praticamente il protocollo risulta essere diviso in 7 livelli. Una socket row è qualcosa che si trova a livello 3, ovvero a livello di rete del protocollo internet, e appunto è un dato senza tutto quello che normalmente usiamo a livello di versione, un dato direttamente inviato al dispositivo, senza porti, quindi senza nulla di compromesso. Attraverso il feature, inviando questo profilo payload su una socket row, è possibile accedere appunto al pannello di controllo avanzato e a Telnet. Come abbiamo mostrato prima nella slide di prima, abbiamo effettuato l'accesso a Telnet sul router avendo appunto una shell di Unix a disposizione, e allora vi ho fatto vedere appunto il comando che dimostrava che il dispositivo era un dispositivo basato su un kernel Linux.
facciamo appunto anima A, scoprirete appunto il sistema operativo, come fatto vedere prima, a modo open source di Uber. CSFR invece è l'attacco fantasma, perché appunto viene ulteriore vulnerabilità appunto su una pagina CCI di Uber che permette appunto l'esecuzione di questo tipo di attacco. Attraverso questo attacco potete abilitare Telnet anche dall'esterno, quindi potete fornire accesso a una shell Unix del vostro router anche dall'esterno, potete modificare sempre il DNS del vostro router, in generale potete modificare tutti i parametri di configurazione all'interno del vostro router. Quello che avviene appunto nel dettaglio è che il parametro stack set della pagina admin.cgi permette appunto la scrittura diretta senza controlli, ovvero senza inserire password, senza inserire senza nessuna forma di autenticazione, il vostro file di configurazione all'interno del router. Passando appunto alla pagina quindi di questo parametro, ad esempio set admin telnet disable 0, ovvero dicendo non è disabilitato, abilitiamo appunto Telnet. Facciamo un esempio appunto di questo tipo di attacco. Attraverso questo codice HTML, una pagina web, potete appunto vedere che andiamo a puntare l'IP del router, la pagina di CGI, puntare appunto lo stack set e dire sostituisci, risolve appunto attraverso il SAN DNS quando un ospite chiederà chi è www.google.it, tu non dai di creare l'indirizzo IP o per l'indirizzo a cui corrisponde alla macchina di Google, la reale macchina di Google, ma dai di private IP ad esempio un attaccante che vuole diventare più di spazio del nostro banco abitato. Questo appunto viene definito DNS attacco. Come ci possiamo difendere appunto da questo attacco CSFF? Potremmo impostare una password dell'interfaccia web del router e questo è fattibile appunto per quasi la maggior parte dei router forniti. Potremmo utilizzare IP e porte non standard nell'interfaccia del router. Questa è una tecnica molto utilizzata nell'ambito della sicurezza informatica, ovvero nascondere servizi su porte non standard, ovvero porte che non sono state attribuite specificamente da quel servizio. Tengo un server web che mettono non sulla porta 80 ma sulla porta 80. Questo perché appunto riduce il rischio di attacchi fatti a caso verso determinati soggetti. Questa soluzione però non è adottabile appunto con i router dei internet service provider che sono appunto realizzati e bloccati, quindi voi non potete modificare in realtà le istruzioni di configurazione, tranne appunto provando un attacco verso gli stessi, quindi attaccando di proposito il vostro router per modificare la configurazione. Quindi ci chiediamo se il mio router perché mi è fornito una scuola pasta, perché io ti fallo e ti punti. In realtà solo alcune versioni di questi router sono vulnerabili. Il problema è che potrebbero esserci a vulnerabilità ancora non scoperte. Quindi attacchi magari qualcuno anche può tenere per sé, diciamo, non vengono diffusi nella comunità, quindi non si trova una soluzione veramente. Inoltre non sempre tutti potrebbero aggiornati all'ultima versione, perché l'algoritmo della gestione spesso si disallinea, il vostro internet service provider non è capace di rimettere in linea se non cambiando appunto il dispositivo. Quindi alcuni miei router rimangono in una versione vulnerabile. Anche ad esempio la vulnerabilità del wifi, con tutto appunto che viene aggiornato il sistema viene aggiornato vi permette semplicemente di modificare la password. La vulnerabilità è ancora presente, ovvero voi potete ancora rivelare la vostra password wifi e se vi cambia la password fondamentalmente poi i vostri dispositivi non si collegano più, quindi voi non riuscite anche a collegare, quindi non posso cambiare la password in maniera silenziosa, diciamo. Beh, uno potrebbe dire, vabbè, vado da Nero, da Expert, compro router e lo metto al posto di lui e risolvo il problema. In realtà c'è tutto, c'è anche in questi tipi di router il problema, tanti router commerciali, quindi potete trovare nei maggiori mercati elettronici, risultano essere appunto vulnerabili, sono presenti centinaia di falle su questi router. Molte falle appunto sono state risolte con nuovi aggiornamenti di firmware, però in questo caso appunto l'aggiornamento di firmware è una cosa che dovete fare voi personalmente per andare nella pagina del router, andare a selezionare il nuovo firmware che magari dovete scaricare da internet e fare l'aggiornamento, perché è difficile appunto che questi dispositivi facciano l'aggiornamento del firmware. Molti router appunto permangono in una condizione di vulnerabilità.
quante sono le sempre della vita? Qua ho fatto una ricerca su iniziativa, intendo una parola chiave tutta, ed è uscito un risultato di 11.000 vulnerabilità. È un numero impressionante. Ci chiediamo, non c'è salvezza, cioè i dispositivi di rete non riescono a fornirci una via di scampo. Potere di ricerca che ci sta almeno ok, una soluzione open source per dispositivi di rete, open example, OpenWRT, OpenWRT è appunto un firmware Linux based che è principalmente utilizzato su dispositivi di rete. Il progetto appunto è stato creato inizialmente per la serie di Kubernetes WRT54G e un gruppo di sviluppatori appunto quando Linksys rilasciò stata una delle prime a rilasciare in arrivo open source i sorgenti di questo router, un gruppo di sviluppatori decise di scrivere il sistema operativo di questo router da zero e nel 2005 appunto nacque OpenWRT. Le principali parti di OpenWRT sono Kernel Linux, Xbox e tutti Linux, è una suite di librerie di network di Linux. L'ultimo parente appunto sono ottimizzati per le unità di risorse a disposizione. Potete pensare appunto con un vertigine con un minimo di 2 MB di flash e 8 MB di RAM. C'è più RAM che flash perché un router generalmente deve gestire pacchetti, quindi deve avere codici di ingresso e uscita. Però è una quantità proprio infinitesima per un sistema operativo girare su un hardware del genere. E il processore generalmente si genera nell'ordine di 200 MHz, stiamo parlando di veramente risorsato, veramente limitato. Nel dettaglio appunto OpenWRT è configurabile come tutti i sistemi Linux da riga di comando, però i diagrammi appunto sono state create numerose interfacce grafiche tra cui UC e XORT che vi permettono appunto di gestire il vostro router come fare appunto con un router commerciale. Vi sono appunto circa 4.000 pacchetti installabili tramite un gestore di pacchetti tramite HPG appunto potete installare pacchetti per qualsiasi cosa, anche se per controllare la webcam del vostro router, in questo caso mi è capitato la settimana scorsa, dovevamo fare un progetto all'interno delle cose, ci serviva appunto una webcam mobile, l'abbiamo semplicemente fatta sul router con un OpenWRT, siamo riusciti a vedere lo streaming della webcam. Nei dettagli appunto le piattaforme supportate da OpenWRT, come ho detto, sono quasi infinite, sono router, gateway, antenne, wireless, smartphone, questo è un free run, quindi con OpenWRT. Gira su architetture ARM, come era per il Torellian, e MIPS come era per il Torellian. Inoltre può essere installato anche su normali computer, appunto basati su architetture x86, ad esempio volete farvi un firewall in casa. Vabbè, prendiamo il nostro router e andiamo a mettere OpenWRT sopra. Generalmente trovare anche i router che sono venuti con OpenWRT, ci sono in alcuni casi, però la maggior parte dei casi l'approccio, quindi quello di sostituire il firmware originale con OpenWRT. Andiamo sulla table WAD per dire OpenWRT, flashiamo con la firmware e divertiamoci appunto con il nostro sistema operativo. Problemi. Ci sono dei problemi appunto applicati in questa scelta. Molti device sono driver closed, quindi non sono compatibili con OpenWRT, non è stato possibile scrivere alcuna parte di driver del sistema operativo, cioè di driver della parte DSL o i driver del Wi-Fi. Ad esempio molti router funzionano, non funziona la parte DSL perché i driver di modem non sono disponibili, e solo nel caso di modem prodotto. Il vostro provider ti vincola all'uso di alcuni servizi solo per proprietari, cioè attraverso la telefonia VoIP, e tutto ciò si aggrava appunto attraverso con le connessioni di DSL. Il problema della connessione di DSL è che tutti i telefoni che vedono lo strano, quello che fanno nello streaming, questa connessione di DSL che viene chiamata fibra, contrariamente appunto perché la fibra è rimasta solo al cabo, viene tappato il cavo di rame e viene trasformata appunto in segnale internet attraverso una tecnologia di ADSL vettorizzata. L'evidenziare appunto del tutto il vostro traffico telefonico, che poi è generato prima con una linea di fila RTG classica, viene trasformato in realtà in VoIP. VoIP appunto il protocollo permette di effettuare chiamate tramite internet e si basa appunto su un server con delle credenziali di autenticazione. Quello che i vostri internet service provider forniscono sono i credenziali. Se provate a chiedere a te, io ho comprato un nuovo router, mi date le credenziali di, per esempio, ho comprato un
Facebook o un qualunque che permette TikTok, le altre credenziali per mettere all'interno del gruppo, no, devi usare il nostro gruppo, non vuoi usare altri dispositivi. Questo per scelte che magari impongono, se non potete usare il primo perché il progetto non è legato alla singola utenza, ma potresti usarlo comunque nel mondo, quindi magari potresti fare la stanza in America, ti chiamate un posto in fisso, e questo magari devi dare un nuovo. Se usate appunto il proprietario, quindi perdete la telefonia e pagate. Possibile soluzione a questo problema del VoIP, potete fare il traffico la domanda dato appunto vedete del provider del vostro router e catturare le credenziali, recuperare le credenziali dalla configurazione di tutto sbloccando, o chiedere a un qualche amico che lavora nell'azienda di fornire in maniera a un pubblico, diciamo. Ti ha ragione già di tutto questo, in realtà quello che fate facendo di fornire le credenziali e tutto è creare termini di servizio della vostra linea o del vostro contatto, sia del router e sia della linea. Però quello che in realtà gli internazionali esploratori fanno dentro di questo prodotto, anzi informarli in realtà di questa cosa, ovvero non ti dicono, guarda, se tu ti abboni una certa fibra con la linea che ti ci viene trasformata in una linea e non ti vado a credenziare, devi usare per forza il mio dispositivo. Questo non lo dico in fase di contatto. E lo dicono loro, ma se parte di usare questo. Tra l'altro questa cosa poi ha dato problemi con le persone per quanto riguarda i sistemi dell'aria e altro che non si interfacciano con questi dispositivi. Un altro, chiuso un pochino questa parentesi dei router domestici, in realtà il problema esiste anche sui router che gestiscono internet. I router che gestiscono tutto il traffico di internet, cioè i router che gestiscono la backbone, sono a parte di questi router che risultano essere vulnerabili. Il problema è la dura software che parla solamente peggio di 20 anni. Cioè aggiornare un software su dispositivi di rete che funzionano su internet con una versione talmente problematica perché alcune macchine sono state accese e non sono state mai più spese, ci sono macchine che hanno tanti 15 anni su cui non sono mai stati fatti aggiornamenti e quindi con un concetto di programmazione di 20 anni fa magari ci possono essere nuove tecniche, nuove metodologie che permettono di attaccare questi dispositivi. Inoltre c'è un approccio alla sicurezza di queste macchine che permette di trovare le credenziali di accesso su Google. Cioè cercando su Google, poi riuscite a ritrovare la persona che gestisce questa macchina e magari ha messo le credenziali così per salvarsi da qualche parte, poi li ritrovate pubblico. Perché non accade nulla a internet? Perché fondamentalmente queste, molte di queste falle sono accessibili solo da sistemi di controllo, quindi solo da rete interne. E queste falle comunque rimangono però un potenziale rischio di sicurezza e un ipotetico attaccante potrebbe mettere fuori su una parte di internet per qualche ora. Basta buttare a terra uno o far effettuare un ticket su uno di un qualsiasi dei due che ci sono traffico in internet per metterne a terra altri 5 o 6. Cioè una reazione a catena che genera effetti spaventosi. Volevo fare alcune riflessioni finali appunto. Affinare appunto le nostre frappette soluzioni closed che potrebbero rispondere a pochi indesiderati, il caso di hacking team è uno di questi. Non c'è consapevolezza dei rischi connessi ai dispositivi di rete. L'approccio appunto che sembra andare una maggiore è un approccio del tipo se funziona, ok, va bene, ma non c'è un reale concetto, aspetta, non vedi funziona, ma lo sto facendo in modo, lo sto facendo veramente in maniera sicura, ovvero che qualcuno non possa accedere a questo sistema, non possa guardare danni. Inoltre, in futuro, stiamo andando verso un futuro in cui tutto connesso, l'internet delle cose, l'internet of things. Tutto in questo futuro appunto. Le nostre cose, la lavatrice, il forno, il condizionatore, la porta di casa stanno connessi a dispositivi su internet e in caso di router appunto saranno connessi a dispositivi vulnerabili. Cioè in un futuro qualcuno potrà sfruttare la falla del mio router per aprirmi la porta di casa, quindi entrare in casa, e questa è una cosa che fa abbastanza riflettere. Io vi ringrazio, grazie a Milano per avermi vi lascio un po' di link per i dettagli nella slide per la direzione della situazione dell'anno e grazie a voi per essere qui oggi. Se ci sono domande.
Allora, molti usano sanzi, ovvero riuscendo a recuperare le credenziali, riesci a collegare. Il problema è che il fatto che prima c'è un problema di installare un qualcuno usa qualche soggetto in realtà, però in genere sono casi altri. Fa succedere che le soluzioni siano. Allora, ringrazio tutti, tutto la pausa pranzo. Un attimo, riprendiamo alle 14:30, vediamo di essere puntuali con Luigi Desca, sopra è già tutto pronto.